L'idea di questo film nasce per cercare di sfruttare la potenza del linguaggio cinematografico per poter fare una denuncia legata ad una pratica che in Italia è molto diffusa, che è quella di affidare i servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con il metodo del massimo ribasso. Con l'esperienza abbiamo capito quanto questo sia deleterio per l'intera comunità, perché le gare al massimo ribasso di fatto producono sistemi di grave illegalità, penalizzano la qualità dei servizi che vengono poi svolti, speculano sul costo del lavoro, e soprattutto non garantiscono, come dire, quello che è l'obiettivo principale, cioè quello di poter garantire, al cittadino il miglior servizio al prezzo, più equo. E quindi mi ha detto: perché non fare un film su questa questione? Perché il documentario parla soltanto agli addetti ai lavori. È difficile raggiungere un pubblico ampio, con questa scelta, cinematografica del documentario. La commedia, i film drammatici, sono, cioè, la fiction in generale è certamente più impegnativa, è certamente più rischiosa dal punto di vista produttivo, per esempio. Però è quella che ti permette di entrare nelle case delle persone, quella che ti permette di raggiungere davvero un pubblico vasto, e noi abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno che ci sia una maggiore consapevolezza da parte del cittadino per poter chiedere poi agli amministratori di cambiare queste leggi. Ci sono cose che con un documentario è difficile da raccontarle nelle pieghe, a meno che qualcuno non te le racconti con le interviste, però diciamo che vederle succedere ha un'altra forza. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di fare un film invece di un documentario. Sulla distribuzione è talmente un tema delicato e complesso, nel senso che oggi è talmente difficile ottenere una distribuzione, che non è tanto la scelta, come dire, del genere a condizionare la distribuzione. Noi la scelta l'abbiamo fatta al di là, a prescindere dalla potenziale distribuzione futura, ma proprio per cercare di essere più efficaci per raggiungere le persone, non tanto per una questione di distribuzione. Baleno è una cooperativa sociale e non è che il suo core business sia la produzione cinematografica. Noi ci occupiamo di tutt'altro, noi ci occupiamo di raccogliere rifiuti in città, lo facciamo da tantissimi anni e credo anche con certi, come dire, con buoni risultati. La scelta è una scelta, come dicevo prima, più culturale, quindi poter utilizzare azioni culturali per veicolare messaggi che vorremmo dare, alla città. Quindi, come dire, il fatto di potersi rivolgere ai cittadini, alle istituzioni, alle organizzazioni, organizzate come sindacato, fondazioni, pubbliche amministrazioni, imprese, rivolgerci a tutti questi interlocutori per poter condividere l'idea di fondo e poterla sostenere finanziariamente. E devo dire che ce l'abbiamo fatta. Allora, noi abbiamo fatto due campagne, una rivolta ai cittadini e abbiamo raccolto non una cifra importante, quindi non è stata un grandissimo successo, però era la prima volta che organizzavamo un'azione di crowdfunding e abbiamo raccolto quasi 5.000 euro, però abbiamo coinvolto tante persone, e per noi questo grande senso, grande significato, nel senso che non ci interessava tanto raccogliere molti soldi, ma ci interessava coinvolgere le persone, quindi anche quelle che hanno meno possibilità e ci hanno offerto anche soltanto 10 euro, per noi erano le benvenute. La seconda campagna che abbiamo fatto era rivolta invece alle organizzazioni e quindi fondazioni, istituzioni, film commission, Rai Cinema, aziende e soprattutto molte cooperative che vivono questo problema molto da vicino, quindi sono consapevoli di quello che si voleva denunciare con questo film. E lì invece la risposta è stata gigantesca, nel senso che ci ha permesso di arrivare alla quasi totalità del budget necessario per fare il film. È stata decisamente buona, con queste differenze che ti dicevo prima, dove le persone conoscevano meno il progetto e sono un po' meno consapevoli della portata di questo progetto e di questa denuncia. E quindi hanno risposto, ma non come avremmo desiderato. Mentre le organizzazioni che operano sul mercato sono molto più consapevoli e quindi hanno risposto decisamente con maggiore efficacia, maggiore, come dire,
significatività. Allora, l'esperienza Torino Film Festival, in tre parole, faccio difficoltà, preferirei fare un riassunto. Quando l'ho saputo io ero emozionata come una bambina, è il festival della mia città, è un festival che stimo tantissimo, è un festival che seguo da tanti anni, in tutte le due settimane, dalla mattina, quindi e sapere che un film come Al Massimo Ribasso anzi è stato preso al Torino Film Festival mi ha reso orgogliosa, perché è un film che aveva bisogno di un festival a prescindere, è un film piccolo, è il nostro miracolo e quindi sapevamo che insomma avevamo bisogno di questo. Come sapete bene, i film piccoli altrimenti hanno molta difficoltà ad essere visti dal pubblico, mentre un festival non vuol dire niente, però già sono tre date in cui i cittadini possono andare al cinema e vedere un film indipendente, piccolo, è una grande emozione, proprio perché è bello stare nella propria città e vedersi in tutti quei cinema che vedi, che frequenti da quando sei bambino, quindi è bello, uso la parola emozionante, una. Non posso dire altro che condivido, perché anche per me, io sono stato bambino molto prima di lei, però anche per me il Film Festival era io mi ricordo perfettamente nella terza edizione, sulla terza edizione ci fu un film canadese, Roadkill, che è rimasto uno dei film che mi ha emozionato di più e io allora ho deciso, io prima o poi voglio fare un film che viene a questo festival. E quindi il fatto che loro mi abbiano regalato questa possibilità di essere un film in questo festival è stato proprio un grande piacere. Il film in tre parole, io una sola posso fare, che è emozionante, perché come ho detto ieri, questo film unisce noi attori con proprio le persone che fanno parte della cooperativa ed è toccare con mano una realtà, toccare con mano esperienze di vita e quindi era proprio, dire, proprio bello come partecipazione, era bello anche le situazioni comiche che si creavano, proprio vita. Non era soltanto un film, vita. Anima. Esatto, anima, che non è la parola giusta. Beh, per me che non sono torinese, invece essere al Torino Film Festival è un grande onore, perché è il festival che a me è sempre piaciuto di più in Italia e quindi esserci è una grandissima soddisfazione veramente. Molte volte, specialmente Viola lo dice, questo film ha un'anima, ecco, questa è una cosa che a me piace molto, perché vabbè, poi al di là degli esiti e delle cose, è importante questa cosa. Volevamo veramente raccontare questa cosa e per tutti noi è stata un'occasione per raccontare anche un pezzetto di se stessi, anche se sembra strano in una storia di questo tipo. Ma in realtà un film come questo non si può fare. Non può venire bene se tutti quelli che ci lavorano ci mettono qualcosa di più della professione e basta. Ci devono mettere un po' di anima. Ce l'hanno messa e ogni pezzettino di anima nostra è finito lì e ha dato un'anima al film. Perché poi i film sono delle bestie strane che vivono dell'energia di tutte le persone che ci lavorano. E da un certo punto in poi sembra quasi che prendano vita. Insomma, te vai sul set la mattina e ti chiedi dove mi porta il film, eppure figurati, il regista lo deve dirigere, ma in qualche modo è anche un flusso che te devi direzionare, perché devi convogliare tutte queste belle energie, tutte queste persone che ti danno qualcosa e è importante non avere bene in testa quello che vuoi fare, ma non in nome di questa cosa che hai in testa, non togliere energie spontanee che vengono e che vengono dalle persone, per cui loro sono stati bravissimi, sia Alberto che fa il cattivo, Viola che fa la svolta della storia e Matteo Carlomagno che non c'è perché su un altro set non ha potuto partecipare, ma veramente loro ci hanno messo tanto, li hanno un po' scolpiti questi personaggi e non era facile. Perché questo film, se loro non avessero fatto veramente bene il loro lavoro, ma chissà cosa succedeva. È stato bello, hanno proprio arricchito la sceneggiatura con il loro lavoro. E
questo credo che sia la cosa più bella che possa fare un attore. Però c'è anche un elemento che a noi ha dato grande soddisfazione, noi inteso come i lavoratori della cooperativa, è che al Torino Film Festival ci sia un film veramente nato a Torino, girato sostanzialmente a Torino, con la stragrande maggioranza degli attori tutti torinesi, che magari lavorano un po' di più o un po' di meno, adesso a seconda dei casi, ma che tutti hanno fatto delle performance gigantesche. Anche quelli che hanno girato ruoli minori hanno girato benissimo, hanno interpretato in modo straordinario il proprio ruolo. E allora essere un po' un'occasione per rivalutare alcune persone di Torino all'interno del Torino Film Festival, che è la loro città, beh, per noi è certamente un elemento di grande soddisfazione. Speriamo che qualcuno se ne accorga, ecco, perché normalmente ci si distrae, si guardano sempre solo i grandi nomi e non si va a scovare i talenti che invece esistono e che meritano certamente delle maggiori opportunità. Guardo voi che siete tutti giovanissimi e dico, desidero che voi abbiate delle occasioni per poter far emergere i vostri talenti, perché sennò ci si invecchia presso ai soliti. Adesso oggi aprivo il giornale, Raul Bova, Favino, e basta. Diciamo Stefano Dellaccio, Alberto Bardi, Viola Sartoretto, Matteo Carlo Magno, Francesco Giorda, Francesco Giorda, Carlo Aero Tavano, Marco Fatato, diciamo tutti. Sì, perché sono grandi attori, è solo che hanno avuto forse meno fortuna di altri. Il Torino Film Festival, infatti, lo stimo, lo apprezzo tantissimo perché ha grande coraggio. Cioè, il Torino Film Festival è veramente un festival con coraggio, dove vedi il cinema sperimentale, dove vedi qualsiasi genere, qualsiasi... ha coraggio, punto. E non sono tanti festival così. Perlomeno in Italia io conosco il TFF, che ha veramente il grande coraggio di portare anche delle pellicole che sono obiettivamente impossibili da distribuire nel mondo. Un film di 3 ore completamente folli, bello però, il cinema ha bisogno di questo anche, secondo me, perché altrimenti si perde la parte veramente artistica e creativa del cinema. Cioè, si parla di Settima Arte? Ok, allora questa Settima Arte esce fuori anche da questi prodotti molto coraggiosi e non soltanto dal mainstream, che invece è molto più un'altra cosa. È molto più un'altra cosa, no, ma che va benissimo. Però secondo me non bisogna mai fare troppa confusione, nel senso, molte volte il cinema è diventato semplicemente una macchina da soldi e questo è una cosa che mi dispiace, nel senso che può essere entrambe le cose, né troppo soltanto una né troppo l'altra, però a volte vedo che si va verso una deriva un po' troppo economica e questo mi dispiace perché toglie invece tutta la parte creativa. Devo dire, Torino Film Festival, sì, coraggioso, e me lo dicono a me, insomma, con un film coraggioso, cioè, ci hanno avuto il coraggio di prenderci, perché al di là degli esiti, poi spero lo vediate e vi facciate un'idea, ma non c'è dubbio che il nostro film coraggioso è al limite dell'incoscienza, e perché è un soggetto particolare, strano, non abituale per il cinema italiano. È una storia che appunto parte da un elemento sociale importante, ma poi arriva quasi al fantasy, e con questo spero di incuriosirvi. e quindi niente, coraggiosi Torino Film Festival, me lo dicono a me, coraggiosi anche noi, perché allora solo un produttore come Tito poteva fare in Italia un film così. Proprio perché non è un produttore e proprio perché quello che diceva adesso Viola, come dire, la parte economica in questo progetto, certo, è importante come sempre, ma non è la molla principale. La molla principale è proprio un'esigenza culturale. Esigenza. E quindi un altro produttore questo film, io sono sicuro, non l'avrebbe fatto mai in Italia. Quindi io sono molto fortunato. Un film è, se c'è un manufatto, un artefatto umano che è un lavoro di squadra, quello è sicuramente un film.
Poi vabbè, ci sono anche dei teorizzatori che ognuno si deve fare tutto da sé, no? Agosti, per esempio. E li capisco, perché io vengo dal documentario ed è bellissimo avere il controllo completo, no? Perché hai tutto nelle tue mani e riesci a gestire tutto. Con un film, da un certo punto di vista, prima è impossibile e poi non è nemmeno giusto. Per dire, vi dico, stavolta, per la prima volta, non ho montato io il mio lavoro, cioè ero ovviamente accanto, seduto accanto alla montatrice, l'ha montato Pamela Maddaleno, di cui ho totale fiducia assoluta e completa. Mi sono veramente reso conto, anche se non sono più di primo pelo, quanto è importante un altro sguardo, quanto è importante un appoggio, e questo per quanto riguarda il montaggio. Per quanto riguarda poi la vita sul set, è ovvio che è fondamentale il lavoro di squadra e avere una squadra affiatata. Siamo stati fortunati, siamo stati un gruppo che ci siamo, insomma, trovati bene. Da questo punto di vista non abbiamo avuto nessun tipo di problema, e in un film come questo, che deve correre, perché in un film come questo il problema è il tempo, cioè te devi portare a casa una sceneggiatura di 100 rotte pagine nel tempo che hai. Tutto deve girare al meglio, e quindi una squadra affiatata è assolutamente fondamentale da un punto di vista pratico. Quello che ti dicevo prima, poi, da un punto di vista, diciamo, più creativo, artistico, tutti ci devono mettere dentro qualcosa, perché se tutti ci mettono dentro qualcosa poi lo vedi. Io credo stavolta si veda. Un set cinematografico, lo dico da profano o quasi tale, nel senso che è la mia seconda vera esperienza come produttore di un lungometraggio, è un luogo folle. Siete tutti matti. Io ho cercato nel mio piccolo di portare quelli che sono, come dire, che sono le dinamiche, le modalità organizzative che utilizziamo in cooperativa all'interno del set. Questi mi guardavano come stralunato, ma i matti erano loro. Da firmare un contratto prima di iniziare a girare. Dice, ma come lo firmi prima? Un contratto di lavoro si firma prima. No, ma normalmente non accade così. Ho detto, ma siete malati? Si vive una precarietà, una fragilità all'interno dei set cinematografici che di sicuro non suggerisco a mia figlia di fare l'attrice. Anche perché non ho visto i teatri. Bravo. Perché veramente ho vissuto un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo, ma che dico, bisogna provare anche qui a cambiare. Tant'è che mi è sembrato che questo tentativo di raccontare che è anche possibile gestire certe dinamiche, certe relazioni in un modo diverso da quello usuale all'interno del set cinematografico, sia poi alla fine è stato apprezzato. Ieri ho incontrato molti del cast, perché abbiamo fatto la prima proiezione ufficiale. Non è un caso che su tutte queste persone, tre, mi abbiano detto: Tito, non ho mai lavorato in un set come quello di Al Massimo Ribasso. E a me veramente non sembra di aver fatto nulla. Io semplicemente usavo il buon senso, ereditando le pratiche che vengono svolte all'interno di un'organizzazione di lavoro, che sono quelle della cooperativa, e cercavo di trasferirle all'interno del set. E dico, ma com'è possibile? Quindi forse sicuramente c'è stato un lavoro di squadra che temo non sempre sia presente all'interno di un set. No, questo posso crea delle dinamiche relazionali molto faticose. Su molti set c'è la guerra. Cioè, una cosa istituzionale che qualcuno teorizza faccia funzionare meglio il film è la guerra tra il reparto regia e il reparto produzione. Perché ovviamente la regia vuole tutto e la produzione cerca di dare il meno possibile. Noi alla prima riunione che abbiamo fatto ho detto, ragazzi, qui se facciamo la guerra tra produzione e regia non ci leviamo le gambe. E devo dire che è andata bene, perché c'era stata veramente collaborazione, quasi alla fine c'erano dei ruoli che erano quasi sfumati tra i reparti, ovviamente perché eravamo una piccola troupe, perché lo potevamo fare. Però, insomma, uno slogan di qualche anno fa. Però è vero che un altro cinema è possibile senza tante pesantezze, senza tanti burocrazie.
burocratizzazioni o cristallizzazioni di ruoli che sono a volte, come dire, un mantenere dei piccoli privilegi o cioè aprirsi un po' di più, far entrare nuove modalità anche di relazione tra le persone che lavorano. Penso che sia stata una delle cose che ci hanno fatto arrivare in fondo. Come noi autori molto spesso veniamo trattati come, ce lo siamo guadagnati sul campo, come delle mine vaganti, quindi arriva quasi sempre l'aiuto regista, assistente alla regia, che ti tratta, ti porta sul set cercando di disinnescarti. Sono d'accordo, è stato veramente una grande fortuna, una grande fortuna. Non mi è mai capitato di finire su un set del genere, c'era molta collaborazione, più che altro tutta la troupe, ma tutti volevano arrivare fino all'obiettivo insieme, ma non portarsi a casa perché tardi, dobbiamo andare, quindi finiamo. Infatti io ero sconvolta, dicevo, ma ci crediamo tu? Però in un film del genere o ci credi, o tutti quanti ci credono, altrimenti è la fine. Perché sono una produzione grossa, tanto è grossa, non so come dire, essendoci soldi, si va, vai, sì, c'è sempre il tempo, però comunque pensi agli straordinari, ma tanto comunque te la porti a casa. In un film del genere, se non sono tutti lì a crederci, è un attimo che finisce tutto a schifo, quindi siamo molto fortunati.